storia con i dettagli, specialmente il tetto. Ma se voi pensate a un tetto ventilato o a un tetto che deve avere una pavimentazione o un tetto che si va tranquillamente ai 30 cm e anche 35. Per cui i 25 cm che deve avere l'emendamento, io credo tra l'altro che siano insufficienti al se non si va a finire delle persone cosa fanno? Mettono proiettazioni, mettono altre sostanze, insomma, sopra la copertura e in definitiva poi non danno quella possibilità in tranquillità di fare tutta la documentazione del loro tempo. E sicuramente poi la cosa va a finire quando il calcolo insomma, in definitiva si va a spendere tutto il riscaldamento o di la riscaldamento, perché con questi 25, 30 centimetri, 35 si riesce a contenere quelli che sono i consumi dell'immobile, cosa che in Germania fanno già, in altri posti fanno già, ma che si vede ancora non siamo abbastanza educati al contenimento di consumi energetici. Grazie. Sì, io ripeterò un po' tutta la sera perché anche questo diventa veramente imbarazzante. Una nota di avviso al consigliere, dopo mezzanotte il ragionamento fatto sulla garanzia non rimane movimento, ci sarà appunto dopo mezzanotte, se non ci sarà la maggioranza e la maggioranza, il consigliere stavamo parlando, riusciremo perché insomma, quanto pare nella mezzanotte vedere un consiglio abbastanza pieno dopo mezzanotte rimarrebbe a discutere, va bene intervenire, però ecco, se non ci fosse una maggioranza, non abbiamo fatto una proposta, faremo magari un regalo così vediamo se con una seconda in più poi, come dire, diventa più facile o più difficile, nel momento che stavo detto siamo ostruzionisti, lo dimostreremo, allora, rimaniamo ai nostri posti, andiamo avanti fino all'una, l'una e mezza, facciamo altri argomenti, così si dimostra tutti la volontà di portarsi avanti con il lavoro, siccome siamo 14 tutta la sera. Se dopo mezzanotte è stato provato, io mi ritengo, con i miei colleghi, autorizzato anche a far cascare il numero legale, almeno non ci sia prego, stare per quale si può continuare a consiglio 4, 5, lo so, perché per esempio stasera questa regola per la quale, in assenza di numero legale, se andavo oltranza perché non c'era, l'ho trovata. Una delle cose, il segretario, te lo dico con tutto il cuore, francamente, senza voler essere offensivo, è una di quelle cose che messe in blocco in questo mese, non avete un altro applauso prima sulla sua. Glielo dico perché così si sappia che stasera prendo questo consiglio, non avevo fatto come giudice, ma non ci interessa, tanto giorno l'avevo potuto fare e l'abbiamo fatto. Noi stiamo continuando a portare gli emendamenti, vediamo la parte tecnica, la parte politica che non ci risponde, cioè affidiamo a una dicitura, delle dicitude, l'assessore Matteoli se ne è andato, è uscito, continuiamo a ritenere questo un atteggiamento sbagliato. Vorrei sapere, signor sindaco, dov'è la voglia di dibattito da lei campo di chiesa, anche stasera dibattito non ho capito, se il dibattito si possa fare solo nei momenti in cui non manca il tempo per approvare, non ho capito per quale motivo, se su delle variazioni nei confronti degli emendamenti si decide di non discutere, vorrei sapere dove è il dibattito, era un altro caso di dibattito, una volta non si fa il dibattito perché si trova restoso, un'altra volta non si fa il dibattito perché c'è il congresso di PD, questa volta si fa il dibattito perché parte il tempo da provare, io credo che questo sia una forte debolezza di un sindaco di una città che si candida a governare di nuovo la città tedesca. Perché la dimostrazione di, ecco mi domando, ma quando domani l'altro questi argomenti diventeranno di uso comune, come si farà a capportare un dibattito e dover dire che su questi temi la giunta non è intervenuta? Io trovo una cosa deprimente. Io non credo che nessun'altra giunta del mondo abbia fatto. Si sarebbe attaccato il centro-sinistra, sarebbe detto che è ostruzionista. Io mi sarei divertito dal punto di vista, a dimostrare che abbiamo scritto delle fandonie. Questa è la politica. Dimostrare che chi ha fatto delle osservazioni le ha fatte ridicole, non concrete, non attinenti alla realtà. No, si sta zitti. E io dirò tutta la sera perché è il mio ruolo. Vorrei invitare qualche consigliere. Trovarsi poi qualche volta, trovare l'opposizione è un ruolo legittimo, è un ruolo anzi io credo molto importante. E
E questa amministrazione probabilmente ha capito sulla propria pelle che si scherza poco in una piccola elezione, perché avere un'opposizione di maniera è un conto, avere due opposizioni che ti come dire, spingono entrambe le parti, si possono avere due reazioni, così cresce, si diventa un'amministrazione forte, potente, che di fatto si fa come questa amministrazione, che chiude la testa sotto la sabbia, ti limita a dire all'assessore Matteoli non rispondo perché c'è l'errore di metodo, aia fritta. Se il problema di sempre viene a Livorno, si passa la serata facendo tutt'altro, si cerca di passare la nottata, ci si rode dentro perché sarebbe voglia di rispondere a Marco Cine, ci sta provando, però non si fa il dibattito. Questo deve essere il luogo del dibattito, bisogna fare dibattito, li faremo sull'urbanistica, faremo un dibattito sulle variazioni, l'ha detto il sindaco, l'ho detto io. Si arriva a fare, cioè, il tema, non si può più fare il dibattito perché, o che ci presenta gli emendamenti, se andrà a provare una cosa, se no la città, e fino ad ora dove era questa roba? Quando noi abbiamo fatto consigli comunali che magari si facevano altri mille, perché non si portavano in adesso? Non erano pronte? O si aspettava di portarle in campagna elettorale? Questo è il punto. E allora perlomeno se si decide di portarle in campagna elettorale il coraggio di discutere. Ma che ci fa un sindaco che senza prima bocca tutta la sera? Di fronte a proposte concrete. Queste non sono mozioni sul sesso degli angeli. Qui c'è scritto della roba. Qui c'è scritto della roba. E da qui alla fine sono convinto che qualcosa ti perdrà da te, perché non è ammissibile per un sindaco stare lì a ascoltare due opposizioni che intervengono e non prende mai la parola e chiede anche la parte tecnica che non intervenire. È una cosa che non sta sinceramente bene. E io credo che il vostro spirito, il vostro orgoglio umano, in questo momento qualche capriccio comincerà a fare. Grazie.